La seconda sinfonia di Brahms in re maggiore, composta nell'estate del 1877, ebbe un grande successo fin dalla sua prima esecuzione a Vienna. L'opera, eseguita dall'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, diretta da Omer Meyerwelber, ha aperto la serata musicale diffusa in live streaming, ma senza pubblico. Una delle cose belle che possiamo fare in questo tempo così strano è portarvi dentro il teatro, a vivere con noi quello che i professori d'orchestra, gli artisti del coro, i danzatori, i tecnici vivono quando lo spettacolo nasce, si costruisce. La serata è proseguita con la Sinfonia in Fa diesis minore, nota come la Sinfonia degli Addii di Joseph Haydn. Le due opere sono state scelte per il nuovo appuntamento del Teatro Massimo nell'ambito del programma Non vi lasciamo senza musica. Al termine dello spettacolo, l'orchestra ha voluto omaggiare col silenzio quell'applauso del pubblico che manca più di ogni cosa. Aspettando quel momento bellissimo in cui ci ritroveremo qui, tutti in presenza.